Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore vostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sangue di questo
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che ai tuoi. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo ad una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi dello Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, i suoi fedeli. Della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera osserva il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore. Di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miliardi di miliardi e migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore e gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio. Strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito.
si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: seguimi. Parola del Signore. Intercede, e quindi anche grazie alla sua intercessione che oggi siamo qui
a rendere grazie al Signore per il dono di un vero sacerdote. L'altra persona che segna il cammino di Giuseppe, umano e spirituale, è il nostro parroco. Siamo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un gruppo di ragazzi in una piccola parrocchia sotto un sottoscala. In quegli anni abbiamo compreso che ciò che rende attiva una comunità parrocchiale non sono gli spazi, non sono le strutture, non sono le pietre. In quegli anni non avevamo nulla, ma siamo stati felici. Erano gli anni nei quali abbiamo imparato a conoscere il Signore e lo abbiamo vissuto, anche questo impegno, questo servizio, con grande entusiasmo. Il nostro parroco era Don Arcangelo Paolo, parroco di San Paolo, al quale certamente in questo momento, a nome di Giuseppe anche, va tutta la nostra gratitudine. Da quel gruppo di ragazzi siamo diventati in preti 4, mancava solo lui all'appello. Pensate che a quei tempi lui era il nostro capo, perché lui è sempre stato leader, quindi era il capo dei ministranti. Di questo gruppo di cui lui era il capo, poi c'ero io, Don Raffaele Ferrari e Don Davide Trapani. A un certo punto poi mi ha nominato suo vice e poi gli ho tolto la poltrona. E quindi un ricordo grato veramente per quegli anni, perché è lì che tutto ha avuto inizio. Poi ognuno ha preso la sua strada, ha fatto le sue scelte, ma lì è stato gettato il seme proprio durante quegli anni. Un riferimento alla sua storia vocazionale, diciamo una storia non proprio lineare, segnata da momenti di entusiasmo, da rallentamenti, da soste, cadute, tradimenti, una storia un po' turbolenta, però siamo qui e ringraziamo il Signore. In questi giorni, pensando a questo momento, sono andata a scavare un po' nelle mie carte e ho trovato una copia della sua storia vocazionale che aveva scritto diversi anni fa e di cui aveva regalato una copia a me. Leggendo questa storia, ho visto che c'era scritto e mi sono ricordato, lui dice: tutte le volte che tu mi incontravi, tutte le volte che io venivo da te, tu mi ponevi sempre la stessa domanda: sei felice? E lui rispondeva sempre di sì, anche perché umanamente non aveva motivi per non essere felice. Aveva una professione che coincideva con la sua passione, quindi essere autista. Stava avviando anche un'attività con un bambino, aveva una fidanzata che era disposta anche a sposarselo. Quindi umanamente diciamo che non gli mancava nulla, però anche io, conoscendolo bene, mi accorgevo che non era il vero Giuseppe, a Giuseppe ancora mancava qualcosa. E lui stesso poi insegna un anno nel quale finalmente, dopo l'ennesima mia domanda, ha detto: no, non sono felice. E così ha avuto inizio la ripresa di questo percorso vocazionale che poi piano piano l'ha condotto alla meta del sacerdozio. Quindi detto questo, adesso un riferimento alla parola di Dio, alla quale sempre dobbiamo guardare, perché è quella parola che orienta il nostro cammino. Un solo riferimento dalla prima lettura e qualche spunto dal Vangelo. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che si cerca di mettere a tacere Pietro, perché Pietro parla nel nome del Signore, parla nel nome di Gesù, il quale è venuto, dice la prima lettura, a realizzare una missione di salvezza che consiste nell'annuncio della conversione e nel perdono dei peccati. Ma questo è un annuncio duro, soprattutto quello della conversione, ed è anche difficile essere disposti a lasciarsi amare da Dio, mettendosi continuamente in discussione. È un annuncio che allora come oggi non fa piacere a tutti sentire, ma Pietro, con grande audacia, dice:
bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Caro padre Giuseppe, viviamo in un contesto nel quale ancora oggi, come ieri, si cerca di far sì di non ascoltare più questo annuncio nel nome di Gesù. Si fa fatica ad ascoltare il Vangelo della conversione, il Vangelo dell'amore. E quindi c'è una parte di società che tende a soffocare questo annuncio. C'è una parte di società che spinge anche noi sacerdoti a scendere a compromessi con il mondo, ad aggiornarci, ad adeguarci alle esigenze di questo mondo. Ricordati sempre che devi obbedire a Dio e non agli uomini, e che nel tuo ministero devi preoccuparti soprattutto di piacere a Lui, non di adeguarti alle logiche di questo mondo, perché quando ci adegueremo alle logiche di questo mondo staremo portando ancora una volta una parola umana e non una parola nuova. Anche forse tra i tuoi amici tenderanno a far sì che tu sia quanto più simile a loro. Tu sei simile a loro perché siamo tutti uguali, però tu sei sempre sacerdote, hai una missione che devi compiere anche per i tuoi amici, anche per quelli che vorrebbero vederti come un compagnone, un amicone. Va bene essere amici, ma sei sempre un sacerdote, hai questo compito che devi portare avanti: annunciare la conversione e il perdono dei peccati, annunciare a tutti che Dio ci ama. Se questo compito non lo fai tu, non ci sono altri che lo fanno, perché è affidata a noi sacerdoti e noi non possiamo venire. Qualche pensiero dal Vangelo e poi concludo con un'immagine che vi lascio. Abbiamo ascoltato la terza apparizione di Gesù risorto, l'antefatto. Prima dell'apparizione Pietro dice: vado a pescare, e gli altri dicono: veniamo anche noi. Gesù un giorno li aveva chiamati e li aveva invitati a lasciare le reti per diventare pescatori di uomini. Lo avevano anche fatto, pure con entusiasmo. Avevano vissuto l'avventura con Gesù. Gesù era morto, umanamente tutto sembrava finito, era risorto. Lo avevano anche visto, ma non ancora avevano il coraggio di lanciarsi in questa missione. La tentazione di ritornare indietro è forte anche nella vita di noi sacerdoti. C'è la tentazione a volte di riprendersi con il tempo, anche a piccole dosi, tutto quello che con generosità abbiamo dato al Signore. Stai sempre attento, apri gli occhi, è una tentazione forte, quella di riprendersi indietro, anche a piccole dosi, ciò che con generosità abbiamo donato al Signore. E così Pietro decide di ritornare a pescare, a fare il suo mestiere, è seguito dagli altri. Confida nelle sue capacità umane, solo questo so fare, sono pescatore e conosco il mare, proprio quel mare che lui crede di conoscere e che sarà ostile. La pesca sarà infruttuosa, quella notte non presero nulla. Ecco, quando confidiamo nelle nostre capacità umane, nelle nostre abilità, rischiamo il fallimento. Quando invece ci fidiamo di Dio e gettiamo le reti sulla parola di Gesù, anche quando questa parola ci sembra inconcepibile, era inconcepibile gettare le reti dalla parte destra, le reti si gettano a sinistra e non si pesca di giorno ma si pesca di notte. Ciò che sembrava inconcepibile è ciò che ha permesso la pesca fruttuosa. Tante volte nel tuo ministero tante cose non le capirai, perché abbiamo a che fare con il cuore della gente, con la coscienza. Tante cose non le capirai, però fidati del Signore, getta la rete sulla sua parola, perché solo così potrai pescare. Un altro aspetto: è bello che Giovanni fa coincidere il momento dell'apparizione con il sorgere del sole. Nello stesso momento in cui vedono Gesù è il momento in cui sorge il sole. Così è nella nostra vita. Fino a che contiamo sulle nostre forze, arcolliamo nel buio. Possiamo anche avere delle capacità e attitudini umane che ci fanno andare avanti nella vita, ma siamo pur sempre nel buio. Quando ci abbiamo risorto, ecco il momento nel quale coincide l'ingresso della luce nella nostra vita.
E allora vediamo tutto con occhi nuovi. Ci sarà il momento nel quale anche tu farai fatica, come i discepoli, a tirare sulla rete. È un momento che questo bisogna viverlo nella condivisione. Le fatiche dell'apostolato, tu che sei religioso, non le puoi vivere da solo. Verrà il momento nel quale neanche tu da solo ce la farai a tirare la rete. Per questo ricordati che hai un superiore, hai una comunità, hai dei confratelli che devono essere il tuo primo punto di riferimento dopo il Signore, perché grazie alla vita comunitaria, grazie all'esperienza dell'obbedienza, che tu potrai trovare l'aiuto necessario per tirare sulla rete. Quando scendono dalla barca, Gesù ha già preparato una brace con del pane e del pesce, però chiede: datemi anche del pesce che avete preso ora. Tant'è che quando consumano questo banchetto non è più possibile distinguere quello che ha messo Gesù e quello che hanno messo loro. Giuseppe, questo è quello che succede nella vita del sacerdote, soprattutto nel momento della celebrazione eucaristica. Tu offri al Signore la tua umanità, Lui si dona a noi per mezzo della tua umanità e diventiamo una sola cosa. Anche per noi avviene questa fusione. Questo è il motivo che ti permette di dire: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Perché se tu metti la tua umanità nelle mani del Signore, Lui ti dona la sua vita e tutti possiamo sederci all'unica mensa e diventare con Cristo una sola cosa. Sperimenterai la fragilità, la debolezza. Nel Vangelo Gesù tutte le volte che si rivolge a Pietro chiamandolo Simone è perché Pietro sta sbagliando o sta per sbagliare. Quando durante i racconti della Passione Gesù dirà: Simone, Simone, guarda che Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te. Gesù ha capito che Pietro si sta sgretolando, è ritornato ad essere Simone. E Gesù prega per Simone, prega per le sue debolezze, prega perché non venga meno la sua fede. Anche qui si rivolge a Gesù chiamando Simone. Anche in questo caso la roccia di Pietro potrebbe sgretolarsi, però è bello sapere che nonostante Gesù riconosca le fragilità di Pietro, continui a puntare su di lui, continua ad amarlo con la sua misura. Ecco, questo è un altro aspetto che devi sempre tenere presente. Devi amare con la misura con la quale Dio ti ama. Dio non ti ama guardando la misura dei tuoi peccati, ma guarda la misura del suo amore. Nel rapporto con la gente, con le persone che dovrai curare pastoralmente, tieni sempre presente questo. Devi amare non in misura dei peccati degli altri, ma nella misura con la quale ama Dio. Simone, mi ami? Ti voglio bene, questo ti posso dire, questo ti posso offrire. Però tu sai tutto, tu conosci il mio desiderio di amarti di più, tu conosci la mia intenzione di essere al tuo servizio, ma questo sono Simone. Sostienimi con il tuo amore, rafforzami con la tua preghiera perché possa essere fedele. E al termine di questo bel colloquio, Gesù aggiunge ancora una volta: seguimi. Ecco, Gesù chiama Pietro a seguirlo ancora, nonostante conosca le sue debolezze e le sue infedeltà. Meno male che è stato così, altrimenti nessuno di noi stasera sarebbe stato qui. Il Signore ci chiama, ci invita a seguirlo pur conoscendo la nostra fragilità. Mi fermo, che se no non la finiamo più. Però vi lascio un'immagine cara a me, che ho usato anche in un'occasione simile. Questa immagine la consegno a te come un'icona che sia un po' il riferimento della tua vita sacerdotale. Pochi a 10 minuti di cammino dalla parrocchia di Assi, dove ha vissuto il suo ministero pastorale
il santo curato d'Assisi, San Giovanni Maria Vianney, c'è un monumento. Questo monumento in bronzo raffigura il santo curato che dialoga con un piccolo pastore. E il curato è rappresentato con il dito che punta in alto. Questo monumento si chiama Monumento dell'Incontro e riconta il momento nel quale il curato d'Assisi, non conoscendo questa parrocchia alla quale era stato mandato, sulla strada fermò questo giovane pastorello e gli chiese di indicargli la strada per la parrocchia. E questo ragazzino con molta precisione gli indicò la strada. Il curato rispose: bene, tu mi hai indicato la strada per Assisi, io ti indicherò la strada per il cielo. E alzò il dito puntando verso l'alto. Ecco, quello che ti auguro è di fare della tua vita, del tuo sacerdozio, un monumento dell'incontro, misericordioso con la grazia di Dio, con la forza del suo Spirito. E anche tu devi sempre puntare in alto. Indica a tutti la strada del cielo, le strade della terra le conosciamo già fin troppo bene. E forse molte di queste strade della terra dobbiamo evitarle. Noi dobbiamo invece iniziare e imparare a guardare sempre in alto, perché San Paolo dice: quella è la nostra patria e quella è la nostra meta. Allora ti auguro di vivere il tuo ministero sacerdotale sempre puntando in alto e facendo della tua vita un monumento dell'incontro tra Dio e la nostra povera umanità. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
allo stesso modo. Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua risurrezione e la vita della tua vita. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi il sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con lui eletto, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con tutti i santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presbiteri. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Confermami la fede nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio, il Vescovo qui presente, il Padre Ettore, che ieri sera ha consacrato Don Giuseppe con l'unzione sacerdotale. Tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel cuore i nostri fratelli del mondo, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il Dio doni appunto ogni bene. Nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E lo spirito del Cristo risorto, datemi un segno di pace. Possiamo sederti.
E di consuetudine, al termine della prima messa di un novello di sacerdote, adesso di copio carico, fare i ringraziamenti non perché per farlo, ma perché un cuore che rende grazie è un cuore che riconosce nella propria vita l'azione di Dio. In ordine cronologico, vorrei ringraziare tutti coloro che nella mia vita hanno avuto un ruolo, una comparsa, o sono stati un'ombra, ma pur sempre presenti nel passaggio della vita. Ringrazio Dio, datore di ogni bene, Lui che mi ha chiamato alla vita, ad essere cristiano, e mi ha scelto ad essere un religioso, consacrandomi nell'Istituto dei Missionari dei Sacri Cuori di San Gaetano Enrico, già a settembre 2015 con la prima professione. Ed oggi in modo speciale mi chiama ad essere sacerdote di Cristo. Ringrazio colui il quale attraverso Dio mi ha fatto questo dono, il mio confratello e vescovo Padre Ettore, che attraverso l'imposizione delle mani mi ha ordinato sacerdote. Grazie Padre Ettore per questo dono, te ne sarò riconoscente per tutta la vita. Ringrazio la mia comunità religiosa, nella persona del Padre Generale che purtroppo non è presente, e di tutti i confratelli presenti. Ogni mio confratello in questi 5 anni è stato per me un dono. Rendo lode a Dio e lo ringrazio per la mia famiglia naturale, la mia amata madre che dal cielo festeggia con me questo momento tanto desiderato e quanto preghiere ha fatto. A te, cara mamma, dedico questa mia gioia e affido il mio ministero. A te che hai sempre creduto in me e che troppo presto te ne sei andata in giro. Avevo ancora bisogno del tuo sostegno qui sulla terra, ma sono sicuro che in Dio sei felice e ci proteggi come un angelo. In ogni santa messa ti rincontrerò. Grazie mamma. Ringrazio te papà per ogni consiglio e sacrificio che hai fatto per me e per i miei fratelli. Immagino che avresti voluto vivere almeno dopo la pensione una vecchiaia insieme alla tua sposa, visto che non ci sei riuscito a causa del lavoro durante una vita. Ricordo quando ero piccolino ed uscivi alle 3 di mattina e ti ritiravi alle 8 di sera. Ho sempre pensato che fossi un eroe, ma ora noi figli tuoi ti siamo vicini e non sei solo. Grazie. Ringrazio Dio per il dono dei miei fratelli, i quali li stimo molto e sono felicissimo di averli accanto a me. Con Umberto siamo cresciuti insieme come 2 amici e dopo è venuto lui, Gennaro, il terribile, che ha rallegrato la nostra adolescenza. Ognuno di noi ha preso la sua strada, ma il legame che ci unisce è più forte di ogni distanza. Vi voglio bene, grazie. All'età di 9 anni decisi di fare il chierichetto nella parrocchia di San Paolo in Casola. Mi accolse con amore di padre il parroco Monsignor Arcangelo Paolo, maestro e padre nella fede. Ora dal paradiso veglia su di me e sugli altri fratelli sacerdoti Carmine, Davide e Raffaele. Grazie Don Arcangelo per la premura e la pazienza che sempre hai avuto nei miei confronti. Incontrai in parrocchia tante persone buone e favolose, amici e amiche che oggi sono qui presenti in questa celebrazione.
ma in particolare voglio ringraziare i miei amici di cammino. Don Carlo, sono fiero che ti sei preso la mia poltrona, perché ti ho sempre considerato un maestro e io un povero peccatore, sempre incapace, però sono arrivato a 41 anni, ci siamo arrivati. Don Raffaele, piccolino, sempre, è un po' più grande, però prima di piccolino, un po' più capatosto. E te Davide, quando te ne sei andato poi a Pillaric, ma il mio cuore è sempre stato con te, anche quando te ne sei andato. Io sono il più grande e avrei dovuto essere sacerdote prima di voi e sarei dovuto essere un sostegno ed un esempio. Invece la vita ha capovolto le parti, ma ciò non mi dispiace, anzi evidenzia la vostra forza e soprattutto la stima e la vicinanza che avete per me. Grazie. Entrato in seminario ho avuto la gioia di incontrare il rettore, oggi vescovo ausiliare di Napoli, Monsignor Lucio Lema, che lo ringrazio sempre per la stima e la vicinanza paterna che in questi anni mi ha dimostrato. Poi Don Nicola Longobardo, che per me è stato un maestro di vita sacerdotale, soprattutto maestro di liturgia, che ha infuso in me questa passione. Insieme a lui ringrazio Don Francesco Assi, che è stato mio padre spirituale, Don Francesco Cerri, i miei amici Don Salvatore Accardo e Padre Alfredo Tortorella dei Camigliani. Poi la mia vita ha preso una strada diversa e mi sono immerso nel mondo del lavoro, dove ho incontrato tante brave e belle persone ed ho vissuto tante esperienze e di questo ringrazio Dio. In seguito, ossia dopo 10 anni, grazie sempre a Don Carmine, ho ripreso il mio cammino vocazionale e permettetemi di dire un grande grazie a te, Don Mauro Zuppo, che mi hai sostenuto, hai creduto in me e ancora oggi mi dimostri la tua stima e la tua disponibilità. Che il Signore ti doni ogni bene. Grazie. Alla morte di mia madre decisi sotto la guida del mio padre spirituale di fare un'esperienza di vita religiosa e così sono approdata nella famiglia dei missionari di Sacri Cuori e là mi ha accolto il mio confratello padre Luigi Arevalo, a cui va il mio grazie per la sua accoglienza fraterna e per aver creduto in me. Ringrazio a vario titolo i miei confratelli che mi hanno accompagnato come formatori in questo tempo, padre Palmiero, padre Riccardo, padre Michele Salzano, padre Paradiso, padre Giochi, padre Sebastian Diaz e oggi padre Vincenzo D'Antico, che in questi mesi mi ha sostenuto e ha organizzato, grazie anche alle tue capacità, la mia ordinazione. Grazie. Grazie per la vostra pazienza e per l'amore che mi avete donato. Un particolare grazie a te, a voi, confratelli di cammino, Salvatore e Luca. Vi chiedo scusa se qualche volta non vi sono stato di esempio e vi ringrazio per la vostra amicizia. A voi due vi auguro ogni bene e vi ricordo che ci sono sempre, anche se non staremo insieme per ora, poi chissà. Ringrazio di vero cuore Don Salvatore Paravallo che ieri ha prestato servizio come cerimoniere all'ordinazione. Ringrazio la mia guida spirituale che è a Roma. Ringrazio le famiglie di amici che mi sostengono ancora nonostante le mie debolezze, difficoltà. La famiglia Muto, la famiglia Aurino Coleto, la famiglia Giudice di Cuori, Marano, la famiglia Caffarelli Tufano, la famiglia Longo, la famiglia Giudice, la famiglia Rocco, Lizio, Rapollini.
Ringrazio il Signore per l'amicizia fraterna e il rapporto costante con te, Raffaele. Grazie per la tua amicizia e la tua vicinanza. Però sei sempre più presente, ma mi piace. Quindi puoi. Ringrazio anche Vincenzo Bevilacqua per l'aiuto che in questi giorni mi ha dato. Ringrazio il coro delle suore e il coro della parrocchia che stasera ha animato questa celebrazione. In modo particolare il maestro Salvatore Pezzetti. E vi ringrazio perché ieri le suore sono state bravissime, ma loro sono le spose di Cristo. Qui siete più semplici, però avete le voci più angeliche. Ringrazio il capitolo qui presente in modo solenne e anche il preposito emerito Lorenzo Scippa e tutti i canonici che potrebbero mandare, in modo particolare Don Nunzio che mi accompagna e mi sostiene sempre. Ringrazio il servizio liturgico con coordinatore Carmine Erbaggio, grazie Carmine. Mi hanno chiamato da Roma, dice che ti vogliono al Vaticano, come cerimonia. Vuoi andare? Ringrazio tutti i sacerdoti qui presenti, che a vario titolo, in vari modi, mi sono stato e mi sono vicini come amici, ed ora come fratelli nel ministero. Grazie per la vostra presenza e preghiera. Ringrazio di vero cuore le comunità parrocchiali intervenute a questa celebrazione. Ringrazio il parroco Don Francesco Cirino per la sua presenza e la mia comunità d'origine di San Pietro Apostolo. Spero che presto mi inviterai a presiedere un'Eucaristia. Ringrazio le suore che animano la vita di Casore, le suore vincenziane. Io mi sono fatto grande, però a ogni istituto sono legato a qualche sua. Conoscevo a Sor Gabriele, che ha cucinato al seminario minore, che è Santa Donna. Le suore catechiste, ora ricordate proprio a Sor Gabriele, ma è storica allora. E poi le suore di Maria Cristina Brando, che ieri mi hanno dato il dono delle loro voci, ma soprattutto una lode a Dio. Ringrazio le mie comunità di Secondigliano, Casamare, la parrocchia dei Sacri Cuori e parrocchia Santi Cosma e Damiano. Grazie per la vostra presenza, ragazzi, potrei dire fratelli. Ringrazio e benedico le autorità civili, politiche e militari che mi hanno dato l'onore e il piacere di essere presente anche durante il mio cammino, sia a Secondigliano che a Casore. Poi vorrei ringraziare una presenza nella mia vita molto importante, che è Don Pasquale Fioretti. Pasqua già dice tutto cose, per fare così, non lo dico. E allora non fare così, che sempre mi hai sostenuto in tutti i sensi, e di questo ti ringrazio. Ringrazio tutti voi, i miei amici di cammino, Valentino, Orlando, voi siete presenti già da 10 anni, 12, sabato. E io non so più vecchio, sto cominciando adesso, Lorenzo, Antonio, Vito. E a voi, popolo di Dio, un grande ringraziamento ed affidamento al Signore. E vorrei affidare in modo particolare Don Nicola, che tra poco, anche lui, il 29 giugno, un altro casoriano che diventa sacerdote, che affida al Signore e conta sul mio aiuto. Ringrazio anche i diaconi permanenti qui presenti, gli accoliti e tutti quanti voi. Grazie a tutti e permettetemi di dirvi questo. Sono 2 giorni che non dormo, però mi sento ancora forte. E io sono un piccolo uomo, sono un quintale e mezzo, quindi non piccolo, nel senso come uomo
inteso nel mio cuore, però veramente nell'immaginetta che abbiamo fatto c'è l'immagine di Pietro, proprio del Vangelo di oggi, dove Gesù gli dice: mi ami tu? E Pietro risponde: Signore, ti voglio bene. E questo, vedete, l'esperienza di fede di ognuno di noi. Chi non vorrebbe amare il Signore? Chi non vorrebbe amare il Signore? E vedete che la vita è fatta di piccoli passi, però quello che ho imparato nella mia esperienza di vita e soprattutto il carisma di noi missionari dei Sacri Cuori è donare misericordia, perché un uomo possa ricominciare. Perché mi diceva il mio maestro durante il noviziato: chi cade e si rialza non è mai caduto. E allora andiamo avanti. A tutti voi vi auguro di fare questa esperienza di Gesù che ci rialza e che possa essere il centro della nostra vita. A tutti voi allora grazie, ne siete tanti, perdonatemi forse se ho dimenticato qualcuno, ma un po' pure l'emozione. Quindi vi porto tutte nel cuore e ogni giorno sull'altare di Cristo. Grazie e sia lodato Gesù Cristo. Giuseppe si metterà al centro e vi saluterà tutti.